L'atmosfera della Dunata tornerà a Piacenza il 19 e 20 ottobre con il raduno del secondo raggruppamento degli alpini di Emilia, Romagna e Lombardia che porterà nella nostra città 25.000 persone. Il logo dell'evento è stato realizzato da Ilaria Soldini del Liceo Cassinari ed è stato presentato oggi in sala consiliare alla presenza di numerose penne nere. Erano tutti meritevoli di attenzione perché erano tutti veramente molto belli, hanno centrato tutti l'obiettivo che avevamo dato. Questo ci è piaciuto sia perché c'è questa grande spruzzata di colore, del tricolore, che insomma è una cosa a cui noi siamo sempre molto affezionati, e sia perché ha richiamato tutti i simboli che noi avevamo, sì, che avremmo avuto piacere avere, quindi Palazzo Gotico, insomma, perché richiama la nostra piazza principale della città, la colonna Mozza, che è uno del simbolo per eccellenza della nostra associazione, e poi chiaramente la penna, che non poteva mancare. La soluzione finale è stata frutto del mio lavoro, ma anche della collaborazione dei miei compagni e dell'associazione stessa, che ha dato molte direttive anche, anche delle professoresse in realtà, e comunque ho cercato di valorizzare il più possibile sia l'associazione ma anche la vicinanza che ha l'associazione con la città e quanto è importante per Piacenza questo raduno. Il sindaco ha invitato i piacentini ad esporre il tricolore. Noi siamo tutti affezionati ovviamente agli alpini per l'impegno sociale, per i grandi valori che trasmettono, e stiamo lavorando per la buona riuscita di questa manifestazione. Sono sicura che in questo contesto si dimostrerà ancora una volta il grande affetto dei piacentini per loro. Un calendario di eventi è stato organizzato in vista del raduno. Il primo sarà sabato 16 marzo al Cinema Fox di Caorso, dove si esibirà il Coro Anna di Cremona.